Questo primo lavoro che voglio presentare è una sinagoga, è un centro culturale che sono stati costruiti a Tel Aviv. Chiedo ancora aiuto, sono veramente imbranato con la tecnologia. Cosa devo fare? Qui, bravo. Questi qua, sì. Dicevo, questo è un progetto fatto per la sinagoga e un centro culturale a Tel Aviv che ha una sua storia interessante poiché è stato realizzato all'interno del campus universitario con alcune preoccupazioni anche da parte dell'università. L'Università di Tel Aviv ha una grande tradizione laica, scientifica e in un certo senso aveva timore di costruire una sinagoga, la costruiva perché gli è stata una forte richiesta da parte degli studenti, ma il timore era quello che creando una sinagoga si creasse anche un covo, un centro dei religiosi, una sorta di concentrazione dei religiosi per cui veniva meno l'autonomia dell'università. E allora il Senato accademico ha deciso di far sì che accanto a questa sinagoga ci fosse anche una sala di incontri in modo da permettere la frequentazione di questo posto sia agli studenti religiosi che ai laici, aperto durante tutto l'arco universitario, ma in modo tale da non creare un ghetto dei religiosi. Bene, io ho interpretato questo bisogno di equilibrio fra i religiosi e i laici come anche un bisogno di un equilibrio architettonico, per cui ho creato, come vedete, due sale molto semplici di lettura quadrate. Una è stata chiamata sinagoga ed è il luogo di lettura della Torah, il luogo di meditazione, di preghiera, e l'altro invece è il luogo della discussione, unite tra di loro da uno spazio comune. Sono due volumi identici, ho detto, per equilibrare, per ricercare questo equilibrio fra le due condizioni. Uno un po' spostato, forse si può fare qualcosa, no? Lei riesce a spostare un po' l'immagine? No. Intanto andiamo avanti nella discussione perché sarebbe interessante poter centrare lo schermo. La stessa dimensione, gli stessi materiali, la stessa configurazione della luce, in modo tale che entrando dall'atrio comune vi sia solo la differenziazione della luce, in quanto il visitatore guarda in una direzione che riceve una luce orientata e quindi vedrà una parete più luminosa, mentre sull'altro, sul suo retro, avrà una parete in ombra. Quindi la sola trasformazione, la sola trasformazione dello spazio è data dalla luce, ma in effetti, come ho detto, gli elementi sono identici. La cosa interessante di questo corpo, di questo volume con due teste identiche, è che si rovescia il principio, l'equazione che era in un certo senso sacra del movimento moderno, che voleva che la forma finale seguisse la funzione. L'equazione del momento moderno diceva che la forma di un edificio deriva dalla sua funzione. Qui in effetti ci sono due funzioni
relativamente diverse, ma l'immagine è sempre quella. Quindi si possono fare molti ragionamenti su questo Giano bifronte, su questo edificio che ha due teste apparentemente identiche, con però delle funzioni diverse. Se le vediamo dall'esterno, possiamo andare avanti, se le vediamo dall'esterno, i due volumi non connotano qual è la sinagoga e qual è il centro culturale. Anche questa era una richiesta della committenza, poiché i progetti fatti precedentemente davano sempre alla sinagoga una sorta di gerarchia di importanza, per cui la sala di conferenze era sì presente, ma veniva in subordine, quasi che fosse meno importante della struttura religiosa. Come vedete, sono due campane rovesciate che nascono da questi questa piastra di servizi. Andiamo avanti. Ah, vede che anche lei è in difficoltà, eh? Sono due strutture con un rivestimento in pietra di Verona rosso, come vedete, che è... Andiamo avanti ancora. Ecco, che partono da una base quadrata. La base quadrata appunto un quadrato con i due lati uguali, che si innalza, diventa cubo anche a livello di copertura, per cui vi è questo livello alto appena sotto le finestrelle, che segna l'altezza interna del volume, che resta inscritto dal cilindro esterno. Quindi in un certo senso abbiamo messo un volume dentro un cilindro virtuale, vediamo nella prossima, ancora, sì. Quindi questo volume cubico è virtuale, e lascia che le quattro lunette e i lati portano la luce all'interno di questo spazio. Come vedete, l'interno è in una pietra gialla, pietra dorata molto bella italiana, che porta appunto la luce zenitale all'interno dello spazio. Ancora? È un po' complicato questo meccanismo. Benissimo, lasci così. Questo è visto dal basso, vediamo il soffitto del cubo virtuale e il sistema della luce che entra dal tetto e praticamente scende in tangenza ai lati, in modo che il quadrato resta inscritto. È stato un edificio relativamente semplice, perché vedete che le funzioni sono molto primitive, molto, molto dirette, vi sono solo dei servizi ai lati, ma interessante perché pone il problema di uno spazio all'interno di uno strumento geometrico. In realtà questo volume, questo spazio, è uno strumento geometrico che capta la luce in alto con queste quattro lunette e le porta a configurarsi nel quadrato invece di base. Naturalmente tutto questo ha una variazione attraverso il ciclo solare, che di volta in volta dà forza di luce a uno spazio piuttosto che un altro ancora.